no, e al di là degli scherzi è meraviglioso vedere intanto un calendario così ricco di eventi, no? Con la Sinfonica. E poi che ci sia stata una risposta così, così sentita, no? Così partecipata da parte del pubblico. Quindi io sono solo molto 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 felice di poter questa sera fare un concerto vero e addirittura con una formazione così prestigiosa. Sinfonica. Ah, ma forse per me la Sinfonica dovremmo averla anche quando usciamo la mattina per affrontare il quotidiano, ecco, cioè penso che tutti avrebbero diritto ad avere un'orchestra sinfonica che li accompagna nella formazione. Ma è una visione molto grande, devo dire, perché questo è un posto che inevitabilmente, per quella che è la mia storia, come cioè, in realtà la storia della musica italiana e la mia piccolissima storia, è un posto insomma mitico, non c'è bisogno che stiamo ad aggiungere tanti dettagli. La mia fortuna è stata anche quella di poter fare un concerto al di fuori del festival ormai qualche anno fa, e quindi tornare trovo sempre che abbia un simbolo un po' particolare, e, cioè ci si riflette un po' di più. Quindi metà del repertorio sicuramente contiene i brani che ho presentato al festival negli anni, per cui ci troviamo a ripercorrere quasi 15 anni di mia storia personale nel posto in cui possiamo dire che tutto ha preso il cambiamento di forma più importante, e lo facciamo in una stagione apparentemente anomala, dove comunque ricordiamo l'auditorium è pieno, stipato stasera, quindi direi che non posso che tornare a casa da qui carica, no? Di un'energia bella. Ma quello che dico da prima di pubblicare il mio primo album, ovvero poter continuare a fare album nuovi, a scrivere musica nuova o comunque a sperimentare senza sentirsi mai obbligati troppo e poter fare concerti, questo è quello che mi auguro, non voglio niente di più e niente di meno di questo. Ma allora, devo dire che, ma non voglio sembrare quella che se la tira, però penso che non c'è posto più sicuro al mondo di un'orchestra fatta di professionisti che suonano bene e ben diretta. Il maestro Valori è fantastico e si è coordinato con il maestro Gaudiello, che è il responsabile dei miei ritmici, diciamo, no? della mia band quando si muove in formazione anche molto stretta, e come sempre, cioè in un'epoca in cui sembra che uno valga uno, vi assicuro che non è vero, quindi la competenza e l'amore per la musica, la passione messa a disposizione di un progetto fa sì che tutta la competenza del singolo diventi poi un qualcosa di una specie di golem collettivo e meraviglioso. In cui, che poi balla con me, io arrivo, sono quella più felice di tutti alla fine. Ah, innanzitutto con molto studio, approfondimento, anche se le canzoni sono molto conosciute, io le amo da sempre, e sin dagli esordi di Malika si è capito che l'Italia aveva acquisito un personaggio di uno spessore particolare, di quelli destinati ad avere una storia, quindi le canzoni sono molto conosciute. E ciò nonostante debbono essere approfondite, l'arrangiamento è nuovo, quindi come al solito in questo posto nasceranno, diciamo, degli arrangiamenti, delle elaborazioni particolari che sono nate proprio per questo concerto. E devo dire che quindi oltre lo studio molto approfondito, molto piacevole, è molto emozionante, infatti il risultato di oggi è che in sala c'era una grandissima emozione da parte di tutti, da parte degli orchestrali della band. Io credo che Malika abbia colto questa passione particolare, che non è scontata, non è, diciamo, dovuta al solista famoso, è una cosa un po' più particolare, più profonda, come le canzoni di Malika, che sono molto popolari ma sono anche molto dense, molto molto piene di significato, insomma, quindi credo che questa sia la motivazione per cui questa serata è molto attesa da tutti e molto partecipata soprattutto. Voglio farti i complimenti. Grazie. Perché sei veramente brava, hai una voce inconfondibile. Grazie. Rispetto a tutte le altre cantanti italiane del momento, tu appena si ascolta questa voce si riconosce subito Malika. Grazie.